Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Anna Falcone, buonasera, avvocata e attivista di sinistra. Buonasera Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia. Buonasera Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post. E buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera. Allora, chi ha vinto lo scontro politico sullo sciopero di oggi? E tra Meloni e Schlein, chi ha paura del confronto? Subito dopo la pubblicità. Beppe Severnini, ha fatto bene Elly Schlein a rifiutare l'invito di Giorgia Meloni ad Atreju, che è la festa tradizionale di Fratelli d'Italia? La segretaria del PD ha detto che il confronto si fa in Parlamento, a cominciare dal salario minimo. Sì, ci sta. Secondo me ha fatto bene, era una buona risposta. Credo anch'io che i confronti si fanno in Parlamento. Oddio, queste feste sono espressioni democratiche, vanno bene, le hanno fatte tutti. Piacciono agli iscritti, piacciono ai simpatizzanti, piacciono a quelli che vogliono fare una serata diversa. Io ho mangiato salamelle di tutto l'arco costituzionale della mia vita. Però, insomma, che queste feste col rituale, quanti applausi ha avuto, quanti mentre parlava, cosa hanno detto mentre si sedeva. Mi sembra che in Italia il momento, e anche una giornata come oggi, sono sicuro poi ne parleremo dello sciopero, cioè le cose sono gravi, sono importanti, e che perché in Italia, scusa, non facciamo un bel question time all'inglese? Tutti i mercoledì alle 12 il primo ministro si presenta in Parlamento e gli fanno delle domande. Questa sarebbe, tra l'altro, a Meloni se la caverebbe benissimo, secondo me, perché è il suo. Quello è il modo. Visto che tutto quello, tutte le novità mi sembra che tendano a portare via potere dal Parlamento che già ne ha poco, quella è una cosa. Quindi le feste, boh, sai com'è. Personalmente non mi sembra una cosa così. Non mi hanno mai entusiasmato. Ultima cosa. Il candidato repubblicano mica va al congresso democratico negli USA, il leader dei lavori inglesi non va al congresso dei laburisti, quindi sono queste minuetti italiani che a noi piacciono, ma francamente avrei detto la cosa anche a parti invertite, sinceramente. Anna Falcone, Giorgia Meloni oggi ha detto che Bertinotti non aveva paura del confronto, ma cosa c'entra Elly Schlein con Bertinotti? A parte l'evidente differenza generazionale e storica, con tutto il rispetto per Bertinotti, Elly Schlein non credo che avrebbe mai fatto cadere un governo di centrosinistra. E del resto anche questa cosa sua che è successa con Bertinotti invece... Prodi quando ha fatto cadere il governo, sì, Prodi. Assolutamente, assolutamente sì, ho molto rispetto per Bertinotti, però ha le sue responsabilità, aprendo tra l'altro una stagione di cui abbiamo visto insomma poi gli sviluppi. Al contrario, Elly Schlein sta facendo qualcosa che invece forse fa molta paura a Giorgia Meloni. Intessere questo dialogo e questo rapporto con i sindacati, con il Movimento 5 Stelle, iniziare a costruire, e non solo dalle ultime piazze, una piattaforma politica in netta opposizione. E mi è piaciuta molto la sua dichiarazione, proprio a proposito del Parlamento, perché probabilmente è proprio del Parlamento che Giorgia Meloni ha molta paura, e lo dimostra la riforma che sta mettendo in campo. Italo Bocchino, allora intanto perché non è possibile un cosiddetto question time in Parlamento una volta alla settimana della Presidente del Consiglio come si fa in altri paesi? E da più parti si lamenta, intanto poi adesso lo voglio approfondire anche con Alessandro De Angelis, questa questione che Meloni viene accusata da più parti di non amare tanto il confronto anche con i giornalisti, ma diciamo che intanto manda avanti la riforma istituzionale praticamente solo con la maggioranza, impedisce agli alleati di presentare emendamenti alla manovra economica, blocca la discussione parlamentare sul salario minimo, ma è tutto normale, va tutto bene?
Ah, va tutto molto bene, guardando le indagini demoscopiche gli italiani sono contenti perché il centrodestra oggi nei sondaggi ha più voti di quelli che ha preso l'anno scorso alle elezioni. Il centrosinistra, intendo per centrosinistra quello che viene chiamato campo largo, ne ha meno. Il question time già esiste da molti anni, è stato introdotto nei regolamenti di Camera e Senato su proposta della sinistra, che però ha previsto che risponda il governo, un membro del governo tutti i mercoledì in diretta televisiva sia alla Camera sia al Senato e di volta in volta anche il Presidente del Consiglio, quindi fu una svista della sinistra non prevedere che ci fosse sempre il Presidente del Consiglio in Parlamento. No, io sarei contento, secondo me anche due volte a settimana andrebbe fatta, anziché magari una. Due volte, cioè, dico più trasparenza c'è, più pubblicità c'è, più confronto c'è tra maggioranza e opposizione, migliore è la democrazia. E tutto il resto, le accuse che vengono fatte alla Meloni, la Meloni governa il paese perché ha avuto il mandato di governare il paese e quindi porta le sue proposte in Parlamento e le fa approvare dalla sua maggioranza che ha vinto le elezioni. La Schlein ha commesso un gravissimo errore a dire no all'invito della Meloni, perché c'è una regola aurea in politica: chi è assente ha sempre torto. E quindi lei si è sfilata, dire vediamoci in Parlamento è una cosa diversa. Intanto in Parlamento si parla dei provvedimenti e non delle visioni, di quale visione bisogna avere per il futuro dell'Italia. E poi il dibattito in una festa politica è alla pari, in Parlamento non è alla pari, perché uno è Presidente del Consiglio e uno è attualmente un semplice parlamentare che rappresenta una parte politica. Sono due cose diverse, sarebbe stato molto utile. Perché non ci è andato la Schlein? Per un motivo semplicissimo, perché ha avuto paura, perché la Meloni è molto ma molto più brava e solida di lei. È così, Alessandro De Angelis, Elly Schlein non va alla festa di Atreju perché ha paura di un confronto con Giorgia Meloni e ha commesso, politicamente parlando, un grande errore? È un po' più complicata. Mi permetto di difendere, diciamo, Fausto Bertinotti, che è un uomo della sinistra, è stato un buon presidente della Camera, un uomo che nella vita ha difeso gli operai. Sì, non è che noi stasera vogliamo parlare di Bertinotti. No, però perché con chi? Però il problema non è Bertinotti. Difendo prima, il problema non è Bertinotti. Il problema è con chi si andò a confrontare Bertinotti. Si andò a confrontare con Gianfranco Fini, che, come Italo Bocchino sa, è stato un presidente della Camera rispettoso del Parlamento, rispettoso delle opposizioni, rispettoso della dialettica democratica. Quindi c'è una differenza sostanziale, tra Gianfranco Fini e Giorgia Meloni. Ora, non c'è dubbio che siamo di fronte a un Presidente del Consiglio che rifiuta totalmente il dialogo e quindi la risposta di Elly Schlein ha un fondamento. Non mi sarei scandalizzato, anzi, personalmente a me sarebbe piaciuta una scelta tattica in senso opposto. Cioè, il leader della sinistra poteva tranquillamente dire, siccome diversamente da te io sono democratico e mi confronto altrove, se mi inviti certo a confrontarmi di carne sintetica di Lollobrigida non mi interessa, ma se mi confronto con te sulle riforme, sull'operato del governo, sull'umiliazione del Parlamento, io ti sfido e ti inchiodo alle tue responsabilità. Ti dico che le ultime leggi hanno dei contenuti fascistoidi, come il fatto che stai mettendo, diciamo, in galera le mamme con incinta o con dei bambini di un anno. Ma se usi, le vuoi libere, usi, cioè, borseggiano le persone usi, per cioè, bene. Usi, se cioè, le libere, usi, cioè, libere. Quel palcoscenico, usi, cioè, quel le luogo, libere di nuovo. Usi, cioè, quel luogo per parlare al paese e per sfidare. Puoi anche fare questa scelta. A me, per esempio, sarebbe piaciuta. Non ci ha detto Giorgia Meloni come l'aveva invitata, se a confrontarsi con lei voleva solo la figurina. Se voleva solo la figurina, ha fatto bene a non legittimare, diciamo, un Presidente del Consiglio che non si confronta. Però un po' più articolato, appunto. Un po' più articolato, Giuseppe Severnini, vedevo che non eri tanto d'accordo prima sull'analisi di Italo Bocchino. Cos'è che non ti convinceva? E tu sei d'accordo con quei giornalisti, e tra loro ci sono anche molti giornalisti stranieri, che lamentano l'indisponibilità di Giorgia Meloni a fare interviste, a avere un confronto, a rendere conto del suo operato? Sì, penso che abbia ancora qualche difficoltà, ne hanno tutti e due. Giorgia Meloni ha la difficoltà che adesso, secondo me, ne abbiamo già parlato, qui ti provo a spiegare, ha proprio, le viene fuori, lei ha fatto l'opposizione così tanto, così a lunga, che è come un atleta che ha dei gesti automatici, quindi davanti a dei giornalisti che fanno delle domande antagonistiche, come è giusto che sia,
o almeno una parte, quelli che non vogliono nelle direzioni dei TG, diciamo, quelli fanno le domande vere, allora lei si irrita, l'abbiamo visto, Cutro è stato un disastro quella conferenza stampa, ricordo che ero ospite quella sera. Allora, lei deve imparare un pochino, in altri campi ha imparato a muoversi, a parlare, a guardare da statista, le riconosco, ha fatto tanta strada, davanti ai giornalisti non ci riesce ancora. Eli Schlein, secondo me, deve imparare ad andare più breve e a dire cose brevi e memorabili, ecco, dovrebbe abituarsi a un posto come questo dove cerchiamo tutti di non parlare troppo, e qui mi fermo. Anna Falcone condivide? Non molto, sinceramente, perché a me piace invece una Eli Schlein che sia un po' più dura. Il dialogo, un invito non è necessariamente un invito al dialogo. Del resto la Meloni ha dimostrato che ha problemi di dialogo anche con la sua stessa maggioranza. L'abbiamo visto con l'accordo che ha preso di recente con il premier albanese. Sono corsi a mettere in qualche modo in chiaro che no, l'accordo c'era stato, forse successivo, forse no. E allora nel momento in cui c'è un evidente attacco di questo governo ai diritti, ma anche alla democrazia, proprio in un momento perché in cui... Perché dice questo? Dico questo perché il luogo delle riforme istituzionali, che tra l'altro è stato uno dei motivi per cui i sindacati sono scesi in piazza, doveva essere probabilmente in un momento di oggettiva crisi un terreno di confronto reale. Ma il confronto si fa in Parlamento. E allora se c'è un governo che sistematicamente, ma è scritto nel suo programma, governano, hanno vinto legittimamente, lo portano avanti, ma è chiarissimo che il programma è questo. Se c'è un attacco ai diritti, un attacco ai luoghi istituzionali, un attacco proprio anche all'idea democratica del confronto, ma allora perché io devo venire alla tua festa a confrontarmi su che cosa? Io ribadisco anche i luoghi, ribadisco un metodo. A me piace molto una Eli Schlein che invece sia molto più dura, e dirò tra l'altro che gli slogan in politica hanno un po' seccato. È vero che bisogna essere stringati, efficaci e chiari, ma gli italiani sono un po' stanchi degli slogan e dei leader che pensano più al consenso sui social che non a fare cose concrete. Lo dimostra l'enorme astensionismo che purtroppo spesso non viene registrato da quei sondaggi che invece danno Fratelli d'Italia insomma in crescita. Io ho visto sondaggi diversi. Sono tanti i sondaggi, oggi ce n'è uno che dà Eli Schlein oltre il 21%, quindi insomma Italo Bocchino, parlavamo prima, abbiamo accennato allo sciopero di oggi di CGIL e UIL. C'è stata una piazza piena, Salvini dice che era un'esigua minoranza, ma insomma non so, c'è sempre una gran discussione sui numeri. Ognuno ha i suoi occhiali. Ognuno ha i suoi occhiali, ma diciamo che è stata una manifestazione riuscita dal punto di vista del sindacato, soprattutto dopo la precettazione di Salvini, e con parole dure contro il governo. I sindacati hanno detto con questo governo si va a sbattere, l'Italia non riuscirà a superare anche dei momenti così difficili che sta attraversando anche adesso. Tu che idea ti sei fatto? E mi chiedo anche se convenga al governo di destra-destra uno scontro permanente col sindacato. Cosa serve? Ma intanto si parla di attacco alla democrazia, anche Anna Falcone ha parlato di attacco alla democrazia, dei sindacati, la Schlein. Invece credo che ci sia una visione distorta della situazione. Qui c'è un ritorno alla democrazia. È dal 2008 che non c'era un Presidente del Consiglio scelto dagli elettori. E dopo 14 anni, nel 2022, torna un Presidente del Consiglio scelto dagli elettori. Che fa chi è scelto dagli elettori? Risponde ai suoi elettori in base al programma con cui si è presentata alle elezioni. E le cose vanno benissimo, perché i sindacati che rappresentano un'Italia a pezzi sono quelli che probabilmente non leggono i giornali di oggi, che abbiamo letto tutti noi, penso, dove c'è scritto che la borsa italiana è arrivata al massimo storico dal 2008, cioè dai tempi di Lehman Brothers, prima di Lehman Brothers, e stiamo parlando di un massimo storico con un aumento del 35% dei valori della borsa italiana nell'anno di governo Meloni. L'inflazione è scesa dall'11,8% all'1,8% questo mese, eppure governava Draghi quando i numeri non erano questi. L'economia va bene, io ho sentito qui
Franco Bernabè, grande economista, dire che la politica economica della Meloni è ottima. Ho sentito dire su questa rete a Massimo Giannini, che è uno dei più grandi oppositori del governo Meloni, che la politica estera della Meloni è perfetta, nulla si può obiettare alla politica estera della Meloni, ma che cosa si chiede di più? Il sindacato ha fallito, il numero, allora, i trasporti, il trasporto ferroviario è il primo tema di un sindacato, il primo successo bisogna vederlo lì, 5% di adesioni, zero, nemmeno questi sono i numeri di Salvini, diciamo, no, abbiamo già detto nemmeno un treno dell'alta velocità, uno, ma quelli sono, non sono mai interessati dagli scioperi, no, treni alcuni sì, ci sono quelli garantiti di solito, ma è stata così bassa l'adesione, la verità è che il sindacato ha smesso di difendere i non garantiti, difende oggi solo i garantiti, cioè chi ha una busta paga come dipendente o come pensionato, ma i non garantiti sono difesi dalla Meloni, tant'è che prende i voti nelle periferie, mentre il PD prende i voti solo nei quartieri altoborghesi. Alessandro De Angelis, Severnini e Anna Falcone. Se è così morto il sindacato non ho capito perché dà così fastidio e fa così paura. No, non dà fastidio, lavora per noi. Allora, tre flash. L'atteggiamento di questa destra italiana è abbastanza un unicum. Donald Trump, e dico Donald Trump, è uno che è andato ai picchetti recentemente dei lavoratori metalmeccanici per difendere il loro diritto di sciopero. Perché? Perché chiaramente intercetta anche un elettorato popolare, come dice Bernie Sanders, dell'uso anche delle politiche del Partito Democratico. Cioè il profeta di Salvini non ha, diciamo, questo atteggiamento così antioperaio e antisindacale come Salvini, che ha dimostrato in questa vicenda di essere veramente la caricatura della destra mondiale. Perché Salvini lo fa? Lo fa perché evidentemente in un governo dove è un ininfluente comprimario ha cercato un terreno su cui, diciamo, anche competere con la Meloni, prendersi un po' la scena, fino al punto, assistiamo a questo duello costante, quello che dice Bocchino, è legittimo che la destra italiana possa avere un programma diverso da quello rispetto dei sindacati, è legittimo, non è legittimo che metta in discussione il diritto di sciopero e che Salvini sognando di essere diciamo un po' orfano del Viminale dal Ministero dei Trasporti si mette a fare un po' il novello Mario Scelba. Ma qual è il punto che unisce il tema della riforma istituzionale al tema del diritto di sciopero? Che è davvero, davvero molto delicato. Perché da un lato si vuole manomettere sostanzialmente la carta costituzionale, no? Lo racconti spesso qui in questa sede, i poteri del capo dello Stato, i poteri del Parlamento, eccetera, eccetera. Dall'altra si vuole impedire l'esercizio. Salvini ha fatto una dichiarazione in cui ha detto che si doveva ragionare sul diritto di sciopero. Si mette in discussione il principale strumento del popolo lavoratore, dell'articolo 1 della Costituzione, cioè c'è un attacco sostanzialmente dal tetto e dalle fondamenta. Okay? Questo è il vero volto di questa destra. Beppe Severnini? Bravo, voglio dire Alessandro, ma insomma chi ci sta ascoltando, che per i sindacati gli scioperi sono sempre un successo, per i governi gli scioperi sono sempre un fastidio. A me sembra di ricordare, poi sono andato a controllare, ricordavo bene, che addirittura che Del Rio, quando era ministro dei trasporti, aveva precettato in che caso, aveva detto nessuno può accettare il ricatto di una minoranza, ed era Del Rio e sappiamo come la pensa, quindi quello è un copione già fatto, però a me sembra che oggi, detto questo, i sindacati abbiano segnato un punto, perché questo lo dico a Italo Bocchino, è vero che ci sono dei non garantiti di cui i sindacati dovrebbero occuparsi di più, ma ormai anche i garantiti, anche i pensionati, anche gli operai, anche le persone che sono andate in piazza oggi, quei salari sono diventati un problema. Oggi è uscito anche il rapporto Caritas, ma qualcuno ha guardato questi numeri? Voi sono sicuro di sì. Scusi, Severini, ma una domanda. Però, quando ci sono Caritas, 6 milioni di poveri, che sono il 10% della popolazione, in totale 14 milioni di persone, quindi un quarto della popolazione a rischio povertà. C'è gente, un quarto di quelli che vanno dalla Caritas ce l'hanno un lavoro, sono occupati, ed è gente che rinuncia a riscaldare la casa come dovrebbe, rinuncia a curarsi. Allora, se, come io ho creduto di capire, i sindacati sono andati a dire «Ehi, guardate che abbiamo un problema, e non è solo colpa del governo, parliamoci chiaro, perché non è che tutto il bene è merito del governo, tutto quello che non funziona, però in Italia abbiamo un problemone, la gente sta diventando più povera,
ci sono dei ricchi, tu hai in giro, vedi delle macchine, delle situazioni, dici, ma da dove prendono i soldi questi? E poi c'è un sacco di gente che fa fatica. Oggi in piazza, scusa, secondo me, è stato cosa. Ricordato. Posso dire telegrafico una cosa? Beh, mi viene da dire da dove prendono i soldi. L'ultimo dato sull'evasione fiscale è che metà degli italiani non dichiara niente. Quindi voi volevo lasciarlo che... dire a te, telegrafico una cosa, però. Volevo lasciarlo dire a te. Telegrafico una cosa, una precettazione così non si ricorda, diciamo, nel passato recente, ma oltre a questo, De Luio non diceva li rispettava i lavoratori che andavano in piazza, e anche altri ministri dell'interno di destra non diceva che si andavano a fare una scampagnata, che erano dei perdigiorno ed erano dei fannulloni, gente che oggi, che per manifestare un proprio diritto, ricordiamolo, perde un giorno, in busta paga. E siccome non sono busta paga da ricchi, e molti di loro erano precari, hanno difficoltà, vanno assolutamente rispettati. E un ministro dell'interno, che ha un ministro di un governo, che ha un minimo di cultura democratica, infrastrutture, deve adesso dire, Salvini farebbe bene, invece che a maramaldeggiare, a dire quella piazza va ascoltata. Aggiungo e chiudo che c'era una debolezza di merito nella piattaforma sindacale. È vero, i sindacati hanno un problema come la sinistra, c'è una crisi di rappresentanza ed è una piattaforma sindacale fragile. Salvini gli ha riempito la piazza perché ha trasformato questa piazza in una piazza politica a difesa del diritto di sciopero. Questo è il punto. Salvini ha trasportato il piano da un confronto sul merito, di cui se n'è beatamente fregato come tutto il governo, al tema della difesa di un diritto, e la piazza è stata sostanzialmente questa, molto più politica che sindacale, sì, però una piazza riuscita di gente che difendeva un diritto. Questo è, diciamo, il motivo. Questo è il punto politico. No, voglio solo, ti do subito la parola. Voglio solo prima sentire Anna Falcone, perché Giorgia Meloni ha detto nel pomeriggio anche che lo sciopero è stato proclamato prima che la manovra venisse anche solo pensata. C'è stata una strumentalizzazione politica? Ma c'era bisogno che la manovra venisse ulteriormente pensata. Non è noto a tutti qual è non è nota a tutti la piattaforma politico-economica di questo governo, sì, ma la cosa ancora più grave è che purtroppo non si confrontano con la quotidianità. E l'inflazione ha portato in condizioni di estremo bisogno, e utilizzo questa parola volontariamente, anche la classe media. Non solo perché chiunque faccia quotidianamente la spesa ha visto come sono aumentati i prezzi dei beni primari al supermercato, perché prenotare un esame medico, soprattutto gli esami salvavita, è diventato impossibile. Qualcuno ha visto l'aumento dei casi di mortalità per tumore e malattie croniche, come è aumentato e come continua ad andare avanti. Non è più solo l'effetto della pandemia, cioè questo governo si confronta veramente con quel popolo che dice lo ha votato, sì, lo ha votato. Io non sono certa che quelle percentuali abbiano la stessa composizione del voto che ha portato Giorgia Meloni al governo. E questo è il punto di frattura. E tra l'altro sia la battuta su Bertinotti, divide et impera, sia l'insistere, no, su questa difficoltà del sindacato, in realtà esprimono una tremenda paura della destra, cioè che la società civile e politica di sinistra e centrosinistra si stia riorganizzando. Sta accadendo, fatevene una ragione. È così, comunque si stanno riorganizzando i movimenti, i partiti di sinistra, centrosinistra, la società civile, sindacati. Allora, il fatto che il sindacato guidi l'opposizione è la dimostrazione che la sinistra politica e anche i 5 Stelle non si stanno riorganizzando. Ma però, anche il PD è sceso in piazza, posso, ed è, non è solo il se sindacato. Posso parlare. Qui un po' si stanno dando. Ma perché non si ho capito, dando, no, scusami, perché dici che l'opposizione, perché la sinistra è politica è sindacato? Debole, e il sindacato cerca di trainarla, fa il suo lavoro. Ma a me pare che ci sia anche un dialogo, però se posso tra parlare, guarda, se no io la Meloni che posso sta anche andando avanti, posso anche tacere se vi do fastidio. Allora, Severgnini ha dato i numeri. Perché ha dato i numeri? Perché l'Istat lo smentisce. Allora, il panel di gente che ha difficoltà ad arrivare a fine mese, caro Severgnini, la Meloni lo ha ereditato dai governi precedenti. L'Istat dice che questa manovra, contestata dai sindacati ancor prima di arrivare in Parlamento, mette nelle tasche di 12 famiglie di italiani 1.100 euro netti all'anno.
12 milioni di famiglie, stiamo parlando quindi di un numero elevatissimo. Forse sono un po' di meno, ma diciamo è la conferma di una... Io sto dicendo i dati Istat smentiscono quello che ha detto Severgnini. Cioè le persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese non garantiti vengono aiutati dalla manovra della Meloni, infatti votano la Meloni e Salvini e non votano la sinistra e non seguono Landini. Agli i numeri li ha dati anche Anna Falcone, sempre se posso. Lasciamo finire il reddito di cittadinanza. Io sto in minoranza, quindi già ho molto meno tempo di voi per esprimere le tesi opposte alle vostre. Sono in grande minoranza. No, qui siamo ognuno, poi non è che sono tutti d'accordo su tutto. Ha dati numeri, d'accordo su tutto. Allora, ha dati i numeri anche Anna Falcone, dice l'inflazione sta mordendo i cittadini. Draghi, che è uno dei maghi dell'economia mondiale, quando ha passato la campanella a Giorgia Meloni, gli ha passato la presidenza del Consiglio, ha lasciato un'inflazione all'11,8. Ottobre scorso, dati Istat, l'inflazione è all'1,8. Bisogna dare il premio Nobel dell'economia a Giorgia Meloni. Oggi lo spread è a 170... Fatemi finire. Oggi lo spread è a 175, Draghi l'ha lasciato a 2,50, significa che di tasso interesse sui mutui gli italiani pagano il 30% in meno di quanto c'era Draghi. Adesso ce lo spiega Pagliaro. Quindi che di cosa stiamo parlando? Allora, in che mondo vivete? Alessandro, ma dove vivi? Tu vivi a Lugano e vieni qui solo per le trasmissioni. Non conosci l'Italia. Ti posso dire una cosa? Sei eroico. Nel senso sono studioso e ben informato. Sai perché sei eroico? I numeri sono incomprimibili. Contestami perché adesso te li contesto. Vai, ma perché ti difendi solo tu una manovra da cui il Presidente del Consiglio fugge e parla d'altro e andando in giro a sventolare la bandiera del presidenzialismo che del premierato che probabilmente non farà, i centri in Albania che non aprirà, pur di non parlare della realtà sociale che non è come dici tu, perché la manovra non mette una riga in più sulla sanità, perché il cuneo fiscale è solo la conferma di una cosa che già c'era, perché le pensioni che sui programmi della destra c'erano negli ultimi 10 anni, la Fornero eccetera eccetera, è rimasta la Fornero, ha vinto la Fornero, spiegalo questo alla destra. Io sono per la legge Fornero. Vabbè, Salvini però no, neanche la Meloni il rinnovo dei contratti non c'è, non ci sono le previsioni di crescita che erano scritte nel DEF e l'hanno dovuta riscrivere. A Fox News e la Meloni prima dell'estate aveva detto che cresciamo di più in Europa, non è vero, solo più di Francia e Germania. Sei eroico. Più di Francia e Germania, leggi i dati, devi studiare un po' di più. Non è vero. Beppe Severgnini. Salari più bassi. Avevo preparato un cartello, visto che do i numeri, con scritto 6 milioni di poveri. Allora, e quanti erano con Draghi, Severgnini? Allora, innanzitutto non è male che i giornalisti, io non faccio portavoce di nessuno ovviamente, non è male che i giornalisti ogni tanto diano i numeri perché i numeri sono utili per ragionare. Quando ho detto 6 milioni di poveri e ho detto 15 milioni di persone a rischio povertà in Italia, non ho aggiunto che la colpa è tutta di questo governo, che è preoccupato e si vede che sta cercando di intervenire. Secondo me, ci dedichiamo un'altra puntata, potrebbe farlo pure meglio. È evidente che c'è la somma di tante cose, però i sindacati hanno il dovere di segnalare, guardate, che per usare le parole di Landini, che con cui spesso non sono d'accordo, che qui stiano andando a sbattere. Stavolta ha usato un'immagine piuttosto efficace, calzante. Ecco, e Paolo Pagliaro col suo punto ci riporta alla difficoltà di tante famiglie, di tanti italiani, per esempio col mutuo, guardate. Da 120.000 euro all'inizio dell'anno scorso la rata era di 400-500 euro al mese. Adesso quel mutuo a tasso variabile ha un costo mensile di 800-900 euro e ci sono circa 500.000 famiglie che fanno molta fatica a pagarlo, visto che la cifra corrisponde al 50% o più dello stipendio su cui possono contare e anche ciò che resta è falcidiato dall'inflazione. È un'emergenza sociale che sta per tradursi in un'ondata di pignoramenti. Dopo 6 rate non pagate, la banca può avviare la procedura di esecuzione dell'immobile, che poi viene messo all'asta. Scrive oggi Il Sole che nel 2024 le aste giudiziarie saranno tra le 160 e le 180
100.000, il 10% in più rispetto a quest'anno. Il quotidiano economico riporta il punto di vista delle banche, che vedono a rischio crediti per una 60 miliardi. Il punto di vista delle famiglie ha trovato accoglienza nella piattaforma che CGIL e UIL hanno messo al centro dello sciopero di oggi. Mutui alle stelle, crescita a doppia cifra dei prezzi degli affitti, milioni di persone che non riescono a sostenere le spese delle utenze, sono i diversi aspetti di un disastro che i sindacati chiedono al governo di arginare, rifinanziando il fondo di sostegno per il canone e il fondo per la morosità incolpevole, oggi invece azzerati, in attesa che un nuovo Fanfani si impegni nel rilancio dell'edilizia pubblica. Allora, grazie, siamo in chiusura. Grazie Anna Falcone, grazie Alessandro De Angelis, grazie Italo Bucchino, grazie Beppe Severini, grazie spettatrici, spettatori, e restate con noi però, perché do la linea a Diego Bianchi al suo Propaganda Live, e noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30. Arrivederci.